Benvenuti al primo ciclo di incontri di quest'anno sul tema generale la matematica nel mondo contemporaneo, primo dei due cicli, il secondo si svolgerà nel mese di marzo. E questo programma rientra in un programma nazionale promosso dall'Accademia dei Lincei, che si chiama I Lincei e l'Istruzione, e che organizzativamente si articola in vari nodi in diverse città, ormai sono direi sicuramente una quindicina, che si sono costituite in varie città italiane. Questo è il quarto anno in cui svolgiamo questa parte del programma che riguarda la matematica nel mondo contemporaneo. Io mi chiamo Fulvio Ricci e ho organizzato questi incontri negli anni precedenti. Da quest'anno sono coadiuvato dal professor Francesco Pegoraro, presente dell'Università di Pisa. E questo programma è rivolto agli insegnanti di scuola, in particolare questo specifico sulla matematica del mondo contemporaneo agli insegnanti di scuole superiori. L'incontro del primo ciclo, che quindi comprenderà la presentazione di oggi, seguirà domani e poi venerdì della prossima settimana, dal titolo Nodi e applicazioni, sarà tenuto dal professor Renzo Ricca dell'Università di Milano Bicocca, all'Università di Milano Bicocca da 8 anni, dopo una lunga permanenza di lavoro in Gran Bretagna. E sentiremo delle cose sia, diciamo, sulla parte teorica matematica della teoria dei nodi e soprattutto in vista di applicazioni di cui ci parlerà il professor Ricca. Quindi questi due aspetti, teoria e applicazioni, saranno presenti e quindi sentiremo tante cose interessanti, divertenti anche, ne sono sicuro, e quindi lascio la parola al professor Ricca. Grazie professor Ricci, grazie professor Pegoraro e grazie alla Scuola Normale che mi hanno accolto, è sempre un piacere essere qui. E il tema è molto piacevole per me presentarlo. Io non sono il più grande esperto di teoria dei nodi, mi occupo di applicazioni in quello che adesso si chiama, è un po' uno slang, una moda, complessità, ma per complessità intendo fluidi, fluidodinamica, dove la complessità veramente ante litteram è presente. E da tanti anni ho una passione per gli aspetti geometrici e topologici, quindi mi sono dedicato un po' più attentamente allo sviluppo di teoria dei nodi per le applicazioni. Quindi non ho lavorato su teoria dei nodi, ma soprattutto negli ultimi anni applicando teoria dei nodi alle applicazioni con idee anche abbastanza interessanti che stanno un po' avendo successo, ma comunque. Teoria dei nodi è stupenda, questa è la prima frase. Parlare e raccontare di applicazioni e di teoria dei nodi agli studenti è piacevolissimo, per una serie di motivi. Il primo motivo è che è molto, ci si può crogiolare sull'intuizione di molti concetti. E come voi sapete, quando si comunica, e soprattutto quando si comunica matematica, è bello potersi lasciare andare sull'intuizione, quando questa è, come dire, visibilmente vera.
Quindi questo è il primo passo. Il primo passo è che si parla di idee, di concetti, che molti dei quali sono, come dire, evidenti. Voi dite, vabbè, ma allora che lavoro fa il matematico? Beh, il matematico deve provare rigorosamente anche l'evidenza. E nel provarla deve confrontarsi con due temi, uno con se stesso. Quindi il ruolo della prova matematica anche nell'evidenza, ma poi immediatamente è pungolato dalle applicazioni. E quindi trova poi anche modo di sviluppare idee nuove per le applicazioni. Va bene, allora le mie lezioni sono estremamente semplici, ce ne saranno due, poi ci sarà una sorta di laboratorio dove esploreremo un po' le tecniche moderne per lo studio della teoria dei nodi e possibilmente le applicazioni. Vi dico già, vi anticipo, che cercherò di non usare la lavagna nel limite del possibile. Questo ha ovviamente uno svantaggio, cioè si è certe volte più veloci e quindi non tanto favorevoli pedagogicamente all'apprendimento, e questo ne sono conscio. Andrò molto piano, con molte immagini, ma anche perché ho dei limiti nel disegnare gli oggetti che vi presenterò, proprio artisticamente sono molto limitato e quindi sono contento di fidarmi di un PDF. La seconda informazione pratica è che i PDF li sto creando, sto lavorando sulla parte finale di questo piccolo corso, in modo che voi l'abbiate questo PDF. Sarà disponibile, sarà scaricabile probabilmente da un sito, perché è piuttosto pesante avendo tante immagini, eccetera. Lascerò il PDF come lo vedete, quindi avrà tante transizioni, ecco perché lo rende ancora più pesante, però voi lo potete usare direttamente, se vorrete, per voi stessi o per gli studenti. Okay? Quindi servirà un pochino da guida, diciamo. Allora, il sommario di questo breve corso è il seguente. La prima lezione, tutto sarà in inglese perché voglio dimostrare che so l'inglese più della matematica, però cercherò di tradurre tutti i termini che vedete, e serve anche un po' a noi stessi, no? A usare i termini che spesso in letteratura si trovano usati, e mi troverò io stesso in difficoltà a tradurre qualche termine, soprattutto domani, per ragioni puramente semantiche. Abbiamo una lingua che certe volte è troppo precisa e quindi i termini tradotti diventano essi stessi pesanti. Ma comunque, la prima lezione, cioè oggi, introdurremo un po' questi nodi a partire da aspetti arcaici, no? Della storia dell'uomo, dove sono i nodi e dove sono i nodi nella scienza. E poi vi racconterò qualcosa sull'origine di teoria dei nodi, che, devo dire, non è raccontata così bene dagli storici della matematica, ma molto bene dai matematici, da alcuni grandi matematici che hanno raccontato. Io ho dedicato un po' del mio tempo, perché ho studiato e lavorato a Cambridge, dove molta di questa materia è nata o comunque si è sviluppata, e poi io sono membro di Trinity College, e Trinity College ha ospitato, come voi sapete, tanti grandi matematici e fisici, e quindi mi è stato possibile accedere. Allora, parlo oramai di anni fa, si accedeva ai manoscritti e non alle copie elettroniche, eccetera. Quindi vi racconto un po' di cose al riguardo. Ovviamente c'è una tabulazione che prima o poi dobbiamo vedere di questi nodi, fatta da Tate. Il concetto di equivalenza topologica è fondamentale, e adesso è associato l'idea di invarianti. Vi racconterò proprio per bene tutti questi termini. Poi passerò a discutere il diagramma minimo, il numero di legame, e se riesco per oggi vorrei fermarmi alle mosse di Rider-Master. Oggi è un programma leggero, okay? Fatto di tante immagini, eccetera. Domani non è pesante, non spaventatevi, cercherò di mantenere la stessa leggerezza, ma arriviamo agli aspetti più recenti, più vicini e quindi un po' più tecnici. Poi, per carità, interrompetemi, andrò un po' più piano e quindi con le immagini e tutto, se avete domande è l'occasione per parlarne. La lezione poi andrà avanti con il concetto di nastrino o di nastro, perché vogliamo che questi nodi siano anche fisici e non solo delle curve nello spazio, cioè delle strutture, diciamo, matematiche, delle curve che non abbiano dimensione se non quella
dello spazio stesso in cui si esprimono, ma non hanno sezione trasversale. Invece noi vogliamo che questi nodi siano nodi fisici con una sezione trasversale, ad esempio delle corde, no? Delle corde annodate. Quindi per parlare di questi oggetti fisici abbiamo bisogno del concetto di nastrino, che ci dà un po' un riferimento per certe misure, e il concetto di autolegame. Parleremo di questo termine, che è il termine, chiamiamolo così, di avvolgimento, e il twist, cioè il termine di contorsione. Questo mi dà modo di parlare un po' più diffusamente su progressi recenti, in particolare della genomica del DNA, che sta coinvolgendo moltissimi topologi puri e matematici puri che si danno alle applicazioni e allo studio della genomica, vedrete, per ragioni veramente molto interessanti. E terminerò andando verso quello che si chiamano le relazioni di struttura e i polinomi di nodi, che sono, come dice un po' la parola stessa, polinomio, sono oggetti matematici piacevoli, facili, ma al tempo stesso anche molto interessanti da studiare per vari motivi. E infine considererò degli esempi di calcolo di questi polinomi con voi. Poi ci fermiamo una settimana, ci ritroviamo, e la mia idea è di andare a vedere alcuni di questi software che sono disponibili, e alcuni di questi software sono stati sviluppati con totale diciamo libertà d'azione da parte di giovani ricercatori, senza magari neanche uno stipendio, eccetera, e questi software sono incredibili, sono oramai potentissimi e molto molto ricchi. Quindi il programma di oggi è questo qui, l'ho appena accennato, e semplicemente inizieremo da un approccio intuitivo con delle immagini, notes in art and science, cioè nell'arte e nelle scienze, e soprattutto crafts, cioè dai manufatti, fino ad arrivare agli sviluppi nella fisica e nella scienza moderna, come la biologia del DNA ed altri aspetti fisici. E poi incominciamo a parlare di un po' di nodi in matematica, cosa vuol dire, ovviamente la formulazione di certi risultati, la numerica, e perché no, vedete qui, platonic figures, cioè degli aspetti di idealità platonica. Vedremo che cosa intendiamo per questo, ma se voi immaginate alla sfera, no? alle figure studiate fin dai greci, intuirete che cosa si intende. Va bene, iniziamo con un po' di storia e poi ci muoviamo ai concetti diciamo fondamentali. Forse il concetto più profondo e importante di tutti è molto molto intuitivo, ed è il concetto di continuità di deformazione. Si prende un oggetto e lo si deforma in modo continuo, senza tagli e senza strappi. Ovviamente questi tagli e strappi magari la natura li fa, e li considereremo magari come battuta un po' nel corso di domani, ma il concetto fondamentale è quello di avere in mente una deformazione continua di qualunque oggetto consideriamo, in particolare di nodi. E vabbè, allora iniziamo con aspetti, definizione di base, cose molto semplici. Cercherò di darvi subito un modo per calcolare un invariante molto importante, che è il numero di legami di Gauss, 1833 la lettera in cui a se stesso, la nota in cui a se stesso presenta questa idea, e poi introdurrò il numero di incroci minimo, essendo minimo anche questo è, come dire, un invariante che caratterizza la complessità topologica, e il concetto di diagramma minimo, che è qualcosa anche lì di molto intuitivo, diciamo. Poi che cosa faccio? Ma pensando che dobbiamo insegnare a degli studenti, divento anch'io studente. E prendo non un pezzo di matematica moderna, ma vado al tempo in cui, insieme, andiamo al tempo in cui Tate, cioè siamo 1868, inizia a studiare i nodi. E vedrete che con una, come dire, una slide, una copia della sua prima tabella, io mi appoggerò sulla sua prima tabella, quindi la matematica che iniziava nella sua proprio i primi passi. Vediamo come in quella tabella lui identifica dei problemi che in effetti
sono problemi molto importanti e che hanno dato un po' corso allo sviluppo della teoria dei nodi anche recente. E infine cercherò di concludere con queste mosse di Ridemaster per parlare di equivalenza topologica. Questo è il programma di oggi. Più o meno al tempo, quando saremo a parlare del numero di legame di Gauss, conto di fare una pausa e magari mi han detto che abbiamo un piccolo rinfresco, quindi facciamo una piccola pausa, c'è occasione anche di pensare un po' al materiale che deve venire e discutere di eventuali aspetti che incuriosiscono. Va bene, come si fa a prendere una teoria dei nodi e far vedere che i nodi vengono da tempi remoti, chissà da quando? È impossibile. Se voi andate su internet trovate ogni sorta di informazione e sarebbe anche curioso stabilire la prima prova di annodamento e di idea di nodo. Questo ovviamente, badate, io cerco di essere con voi, insomma esplorare, anche se parliamo di cose semplici, ma con la mente esplorare tante idee. Ad esempio il concetto di spazio, il concetto di rappresentare in un diagramma, diciamo così, bidimensionale, come può essere un manufatto o una stele, l'idea di complessità nello spazio. Poi c'è un altro aspetto che vi invito subito a pensare, quello che vediamo, vedete, sono delle, chiamiamole così, curve, ammettiamo che non lo sono, ma curve chiuse, la circolarità, la complessità e questi concetti legati ad esempio a una stele che magari era funeraria, quindi, che ne so, legata alla ricorsività del tempo, della vita, dell'esistenza, eccetera. E perché annodata? Perché i Celti, perché nella cultura del Nord Europa a un certo punto si è sviluppato molto questa idea, che ovviamente ha pervaso un po' in tutto il mondo, ma è molto interessante, ci sono alcuni aspetti totalmente irrisolti nella storia dell'uomo, voglio dire, delle idee dell'uomo. Vabbè, qui facciamo un salto di centinaia, se non di addirittura migliaia d'anni, questo qui è quello che chiamiamo anelli di Borromeo, è una figura di tre anelli e se voi vedete questi, se voi immaginate che uno di questi anelli non esista, voi vedete che gli altri due sono totalmente non legati tra di loro, sono svincolati tra di loro. Perché l'unione di questi tre anelli è, come dire, assolutamente legata e due a due sono slegati? Questo è un altro concetto che ha a che fare in realtà forse con i grandi artisti che abbiamo avuto, si dice con l'idea che qualcuno ha avuto di vedere le tre grandi arti, la scultura, la raffigurazione pittorica e l'architettura unite in un solo simbolo e in modo indistricabile. Questo è tra l'altro non solo un simbolo architettonico presente in tantissimi manufatti e artefatti, ma rappresenta anche una sfida o ha rappresentato o continua a rappresentare ancora adesso una sfida per i topologi, per lo studio di certe proprietà che vedremo. Vabbè, a un certo punto io parlando di nodi tempo fa, già molti anni fa, ricevo un'email da uno psichiatra, il quale mi dice, ma Lacan, c'è tutto uno studio che non è stato approfondito, io non sono assolutamente un esperto, ma sia nell'arte pittorica che nello studio della psiche, la complessità che da nebulosa diventa, chi lo sa, strutturata in qualche modo, ha un ruolo anche nelle arti. Beh, nell'uomo. Io ricordo per scherzo tante persone ogni tanto mi dicono ma i nodi, però i nodi non esistono, ma dove sono questi nodi? E allora si impara fin da ragazzo a fare la battuta, beh guardati il maglione che hai è un filo che viene intrecciato e che ha poi una certa resistenza. E adesso mi viene da dire, dicendo resistenza, mi viene da dire, non so, i nodi della montagna, i nodi della marina, no? Si fanno a seconda della resistenza, delle proprietà fisiche, meccaniche che hanno. Mai fare un nodo di un certo tipo in montagna se questo non lo si può sciogliere in fretta.
Badate, sembra un controsenso. Ti annodi per far sicurezza, ma devi stare attento di fare un nodo che si sciolga in fretta, se hai bisogno di farlo, di disfartene. Va bene, questi sono nodi che hanno origine, chi lo sa, nella storia dei tempi. È certamente vero che con i nodi è nato il modo anche di pensare, di costruire delle strutture, quindi in tecnologia. Oppure puramente per ornamento, il bello di avere una struttura che in qualche modo, vedete, raffigura queste proprietà, simmetria. La simmetria è una proprietà molto interessante nella matematica, c'è tutta questa teoria dei gruppi che è legata alla simmetria, ma va da sé, sapete, è importante nella fisica, nella meccanica quantistica, nella fisica fondamentale. Quindi gli aspetti esteriori, di esteticità di un nodo, possono rappresentare anche lo stimolo per studiare gli aspetti di simmetria, gli aspetti più elevati, diciamo così, della matematica astratta. Ma questo qui è un vitigno annodato. E se voi chiedete, come io ho fatto ad alcuni esperti, mi dicono, ma non sappiamo veramente il perché. Ma vi do un'idea. Ad esempio, immaginate un filamento di tungsteno nelle lampadine che non si usano più o non si dovrebbero usare più perché è molto dispendioso. E immaginate che questo filamento di tungsteno, invece di fare una spirale, eccetera, sia annodato. E immaginate che consumi energia tanto come un filamento dritto. È ovvio che l'annodamento porta zone d'ombra e quindi non è tanto efficiente. Più è annodato e più ci saranno delle zone d'ombra che non rendono l'efficienza che dovrebbe rendere in termini almeno di illuminazione. Quindi il volere essere annodato o no può dipendere, ad esempio nel caso del vitigno o di altre strutture presenti nella natura, può essere legato al fatto di voler avere il massimo di energia o non avere quella tanta energia. E magari non averla là dove non si vuole avere e averla là dove la si vuole avere. Di nuovo abbiamo l'annodamento che ha una sua funzione. Il nodo in montagna deve essere slegato oppure deve tenere, o in marina, deve tenere molto, quindi l'attrito ha una sua funzione, il tipo di nodo ha la funzione che deve avere, e anche in natura è così. In natura, la natura può annodarsi in certe zone per avere certe funzioni, per essere, ad esempio, come è in questo caso, un mezzo di locomozione. Ci sono delle forme viventi che non riescono a essere dinamiche con efficienza se non annodandosi. Questa è una cosa incredibile. Ci sono delle forme che hanno sviluppato questa tecnica. Magari, chi lo sa, magari l'hanno ereditata disperatamente, in una lotta disperata per la sopravvivenza, e qualcuno che è sopravvissuto perché annodato stava morendo, ha scoperto che, chi lo sa, che quello è un modo. Questo è un altro tema, non neanche più di un anno fa chiedevo a uno zoologo di spiegarmi questa cosa dal suo punto di vista. Cioè, non lo sappiamo. E sapete, per chi fa teoria dei nodi la domanda è: ma quanti nodi hai? Che tipi di nodi hai visto? Si annoda molto la natura o no? Vabbè, qui andiamo a scale più piccole, no? Molto più piccole. Questo qui è una catenania, è un DNA circolare chiuso. Non, il DNA non è sempre chiuso, Il DNA può essere un filamento, per così dire, aperto, oppure chiudersi su se stesso. Questa è un'immagine, guardate l'anno, 1985. Questa è una copertina di Science, e poi ha fatto storia, ed è la prova in laboratorio di un DNA annodato. Bene, vedremo domani soprattutto questi aspetti. Ci sono degli aspetti energetici, degli aspetti di efficienza, eccetera, eccetera. E peccato che non ho messo qui un'immagine che mi viene in mente adesso. Anni fa in Inghilterra
Mi imbatto in questo argomento che vi racconto subito perché è bellissimo. E non ho un'immagine, ma la trovate molto facilmente come vi accenno all'argomento. E, è una storia che fa capire anche un po' il ruolo della topologia, così sfuggente. E a un certo punto siamo a, che ne so, 100, scusate se sono impreciso, 100 e più anni fa, a Londra, la metropolitana stava diventando estesa e un ingegnere ha l'idea formidabile di cambiare la metrica della rappresentazione dei binari, diciamo così, della metropolitana. Perché? Perché uno ha in mente che nel centro della città ci sono molte stazioni e poi magari la stazione che collega il centro con la periferia è lontanissima. E se rappresentiamo le cose in modo metrico, questa cartina che cosa ha? Tante stazioni tutte rannicchiate in un centro e quindi molto difficili da leggere e pochissime stazioni lontane. E ha un'idea straordinaria. Ha l'idea, ma la metropolitana è un treno che viaggia sottoterra, ma nessuno vede fuori, ma chi se ne frega? Il paesaggio, alla gente interessa avere la visione di tutte le stazioni e fregarsene di dove sono esattamente, metricamente disposte. L'ufficio responsabile, lui era uno dei dirigenti, però non approva. E lui insiste e ha una seconda idea. Ha l'idea non solo di stampare per conto proprio, a proprie spese, una mappa di Londra non metrica, ma ha un'idea geniale, ha l'idea di usare, diremmo oggi, i colori. Allora i colori erano molto cari, quindi ogni linea la disegna, diciamo così, in un grafo, con un tratto diverso, una doppia linea, una linea singola, una linea tratteggiata, e ovviamente fa vedere gli intrecci per gli scambi della metropolitana. Stampa 1000 copie e le distribuisce lui privatamente in giro a Londra e ha un successo enorme. Ha un successo enorme perché la gente, in effetti, dopo forse qualche esitazione, si rende conto che non importa la metrica, importa capire la complessità del percorso che loro vogliono fare indipendentemente dalla metrica. Ecco un esempio incredibile dove la metrica incomincia a lasciare il passo alla topologia. E siamo a fine 800. Ricordate Gauss, 1833, è una roba recente in realtà. Abbiamo Eulero, abbiamo pochissimi. Va bene, qui arriviamo, siamo 2006 addirittura, ma ci sono delle... questo tra l'altro è un risultato pubblicato su Nature che è stato presentato proprio qui a Pisa in occasione di un trimestre dedicato ai nodi da un chimico coreano che ha introdotto per primo una tabulazione di complessità per i cristalli. Questo è un cristallo, quindi parliamo di strutture molto molto piccole che è legato, che è legato. Qual è l'idea? Ma l'idea è che se voi immaginate di fare una struttura legata o annodata, come dire, in modo naturale, senza aggiunta di altre strutture, di altri elementi chimici, chiamiamoli spuri, voi potete aumentare le caratteristiche meccaniche della struttura senza avere l'intrusione di elementi che chimicamente sono magari spuri o che non gradite. Questo è un tema di ricerca molto molto importante, soprattutto alla luce della scoperta del grafene, che voi sapete permetterà di costruire materiali spessi, ordine di atomi, e sfruttando tutte le proprietà di simmetrie e di potenziale combinazione che il grafene offre, essendo ovviamente basato su atomi altamente simmetrici. Questa è un'immagine del 2010 e è lo studio in ottica, in quello che si chiama ottica geometrica, dei difetti di fase. Anche questo è un lavoro che ha portato Mark Dennis a Bristol, l'allievo di Michael Berry, uno che ha lavorato molto in aspetti di meccanica quantistica. È una persona molto importante. Mark Dennis ha avuto un successo enorme perché in qualche modo nell'immaginario collettivo si può immaginare che la luce in qualche modo annodata possa trasportare delle informazioni. Guardate che non è tanto lontano dal vero, non è tanto, è una battuta, ma non è così
non vera, può essere realizzata, sto pensando a quello che si chiama quantum entanglement o aggrovigliamento vero, non tanto il quantum entanglement, che è un aspetto di meccanica quasi statistica, diciamo, ma l'aggrovigliamento vero dell'informazione. Questo mi porta a fare la battuta ovvia, cioè i lavori di crittografia, no? I lavori di secrezione delle informazioni, di decodifica. Allora immaginate di usare quantità topologiche e non metriche nell'informazione. Di nuovo è un campo di grandissimo, moderni sviluppi, di grandissimo interesse. Qui arriviamo un po' alle stringhe, per così dire, dei quarks. È una battuta, ma questo è uno studio fatto da Sutcliffe nel 2007 di possibili configurazioni annodate a livello di alta energia con possibili transizioni topologiche, cioè cambio di tipo di nodo, eccetera, eccetera. Ma che ne è della matematica di questi nodi? Vabbè, la matematica di questi nodi si fa prendendo una corda e giocando con questa corda. Quindi questo credo che sia un po' l'inizio di teoria dei nodi. Vedrete che è vero quello che dico. Beh, è una corda, e che cosa si fa su questa corda? Ma probabilmente la corda la si annoda, e come ha fatto Tate, ha fatto un nodo, e poi in questo nodo ha cercato di avere questa corda chiusa, e l'ha lasciata sul tavolo, e immaginato di cercare di estrarre delle proprietà, quali proprietà? Ma una proprietà può essere quella, capite, questa è una corda annodata e vi ho detto che la topologia ha a che fare con deformazioni continue e finché tutto è deformato continuamente il nodo è qua dentro, è dentro la corda. Io ho un solo modo per disfarmi di questo nodo, è tagliare la corda. Se io taglio la corda e la richiudo, bene, ottengo una geometria e una topologia che può essere molto diversa da quella annodata. Geometria e topologia. Geometria è una cosa. Le informazioni locali di curvatura, di torsione nello spazio. La topologia invece è indipendente dalla forma. Vedremo come questo iniziale approccio ha prodotto lavori molto belli. E che cosa si fa in matematica? Studiare queste informazioni magari in un computer. Allora, in un computer si può immaginare di mettere dentro il computer l'ipotesi che gli stecchetti, sapete, le corde, le curve nei computer sono stecchetti, sono curve poligonali. Il computer non ha il concetto di continuità infinitesimale, ha il concetto di elementi, di distanza. Quindi sono curve poligonali. E con le curve poligonali viene subito l'idea. Qual è il numero minimo di stecchetti che hai bisogno per fare il nodo più facile? Ad esempio il nodo trifoglio. Voi sapete, con due stecchetti non si riesce a fare il cerchio. Bisogna averne tre. E quanti servono per fare il nodo trifoglio? Questo è un problema di matematica pura, se volete, a cavallo ovviamente, con la numerica ha a che vedere con questa lunghezza di stecchetti, no, è proprio un concetto di fondamento. Hai bisogno 4 stecchetti, 5 stecchetti, bisogna richiudersi, richiudere il poligono su se stessi. Oppure, questo è nello spazio, oppure il poligono può essere costruito su un... Adesso ho un'amnesia, scusate, non è che mi do delle arie, ma il mio italiano ogni tanto si inceppa. Lattice è un reticolo. Ecco, si impone che questo poligono stia su un reticolo. E questo anche è un aspetto che coinvolge le applicazioni, e come no? Abbiamo detto del grafene prima, pensiamo alle strutture chimiche, pensiamo ai vincoli che la chimica o la fisica impone. E anche qui si pone il problema di fare un cammino, diciamo, un cammino chiuso, e si impone anche l'idea del rilassare o meno questo reticolo a dimensioni variabili.
Ci possono essere zone in cui il reticolo è molto più fitto e zone in cui è meno fitto, le dimensioni stesse del reticolo possono cambiare, eccetera, eccetera. Quindi, ad esempio, non so, immaginate di far esplorare con un programmino, un software, non so, di tipo probabilistico, no? Un reticolo. E chiedere, io aggiungo ogni volta il mio segmentino di lunghezza 1 e dopo quanti segmentini la probabilità che si chiuda e che si chiuda annodato? Dopo quanti segmentini ho questa probabilità uguale a 1? Questo è un problema che è stato aperto per molto tempo ed ha coinvolto lavori di matematici brillanti, è stato ovviamente, si dimostra, no? Si dimostra che il numero di pezzettini che va ad infinito, la probabilità è 1. Però, insomma, ci sono applicazioni anche lì molto meno intuitive. Va bene, se noi prendiamo adesso un nodo come fosse fatto da una camera d'aria, e noi immaginiamo di gonfiarlo questo nodo. E a un certo punto, se voi capite, se il mio nodo è il non nodo, cioè come fosse un toro, questo si gonfia come la bicicletta nella camera di una gomma, si gonfia, poi a un certo punto immaginate, per fare le cose semplici, che voi fermate il processo di inflazione quando le superfici di questa camera si toccano. Okay? Non volete andare in problemi, che ne so io, di contatto, di supercontatto, di intersezione, eccetera. Questo è un discorso ideale. Benissimo. Allora, quel non nodo nel massimo dell'inflazione è il toro il cui foro si annulla. Adesso immaginate di prendere un vero nodo, un nodo trifoglio, come questo. E immaginate di gonfiarlo sempre di più. Bene, immaginate che questa l'aria contenuta in questo tubo inflazionato sia un po' la misura dell'energia che voi dovete pompare nella struttura. Voi capite che l'energia che noi pompiamo per gonfiarlo è dettata dalla complessità topologica. Perché quando a un certo punto queste parti gonfiate si toccano, voi dovete fermare il vostro esperimento mentale, no? O addirittura su computer, come è stato fatto qui. E ottenete delle relazioni da investigare molto interessanti. Ad esempio, è chiaro che se voi chiamate energia l'aria che gli mettete dentro, beh, l'energia è dettata dalla complessità. Più crescete con la complessità topologica del nodo, vedremo di cosa si parla, e più ovviamente questa energia sarà, come dire, ridotta in qualche modo. Dovete fare delle assunzioni, che ne so, la lunghezza costante, il volume, qualcosa del genere. Ma ci sono anche proprietà di estetiche. Se voi andate a gonfiare una struttura del genere, immaginate che questo nodo trifoglio si dispone in modo simmetrico nello spazio, secondo delle rotazioni molto precise, secondo del numero di incroci che sono visibilmente quelli che una parte del nodo fa con se stesso. E quindi lo studio, ad esempio, del volume massimo rispetto alla superficie bagnata di questa struttura. Di nuovo, problemi di geometria pura che però parlano anche alle applicazioni, come vedremo. Questa è una tabella recente fatta da un computer di nodi e di legami. Allora, cominciamo a introdurre questa idea. Il nodo è quando voi vedete un colore solo. Vuol dire che c'è una sola struttura, una sola corda annodata. Quando incominciate a vedere due colori, scusate, è poco visibile qui, ma c'è un arancione e un blu, incomincia a essere un legame. Questo è ovviamente il non legame, come questo è il non nodo. Poi c'è il nodo a trifoglio, il nodo a 4 incroci, il nodo a 5 incroci, sono dei numerini che indicano ad esempio il numero di incroci minimo, vedremo che cos'è, e quanti nodi a quegli incroci lì si possono individuare, nodi uno diverso dall'altro. Cosa vuol dire uno diverso dall'altro? Cioè che non può essere trasformato un nodo nell'altro attraverso deformazioni continue. Vedremo tutte queste cose un po' più nel dettaglio. Qui abbiamo una tabella dei legami e poi a un certo punto qui vedete che ci sono tre forme, una verde, una mi sembra rossastra, l'altra arancione o bluastra, l'altra arancione. Quindi passiamo a legami di complessità maggiore. Quanti nodi sono stati classificati in modo univoco, diciamo, attraverso computer, eccetera? Siamo a
circa, mal contati, 1.700.000, e voi dite tanti, io dico pochissimi, perché i nodi forse ne esistono infiniti. Quindi rispetto all'infinità 1.700.000 è poco, no? È sempre poco. Questo è ciò che i computer fanno. Dove nasce la teoria dei nodi? La teoria dei nodi nasce in Inghilterra per ragioni, oramai posso dire a noi tutti, come dire, ben note. Magari non sappiamo l'origine della teoria dei nodi, ma abbiamo sentito parlare della teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe è odierna, è di oggi, è stata sviluppata da diversi autori, ovviamente eminentemente da Witten e da altri a Princeton. E le stringhe che cosa rappresentano? Ma le stringhe rappresentano, che ne so, diciamo così, una localizzazione di energia, e questa localizzazione di energia, magari distribuita su una cordicella, va quantizzata. E come la quantizziamo? Ah, ma abbiamo un'idea. L'idea è quella di dire, ma se questa localizzazione di energia, cioè questa corda, è fatta da 3 incroci o da 4 incroci o un nodo a complessità più alta, ecco la quantizzazione dell'energia. La quantizzazione dell'energia non verrebbe dalla metrica, ma dalla topologia. Questa è un'idea che ha avuto Kelvin. Kelvin era alla ricerca di quello che l'uomo ha sempre ricercato, una teoria generale di tutte le teorie fisiche, di tutte le teorie fisiche. E nel 1868, ai primi di gennaio, gli viene dato un manoscritto da Tate. Tate era molto giovane, era un suo studente, Kelvin era già molto famoso, ricordate, Lord Kelvin è il nome di un fiume, allora era ancora più piccolo veramente, un fiumiciattolo che passava sotto il suo ufficio, e quando William Thomson gli fu dato il titolo di Lord, e al titolo bisogna associare un nome, e lui pensò molto modestamente che il nome che poteva pensare era il nome del fiume che passava sotto il suo ufficio, e da allora divenne Lord Kelvin. Ma Lord Kelvin, vedete, 1870, io ho parlato del 68, quella era l'età, quindi un uomo maturo, abbastanza già verso l'essere anziano, ma molto molto famoso. Immaginate come un Einstein degli anni 30, perché era l'uomo che era stato fatto ingegnere reale per il suo lavoro sulla deposizione dei cavi telegrafici, del telegrafo, tra l'Inghilterra e l'Australia. Io questa cosa l'ho detta quando avevo 22 anni e un ingegnere rise di me. E disse, ma ti raccontano un mucchio di storie. E questo è vero. Cioè ci furono navi che posizionavano nel fondo marino dall'Inghilterra all'Australia dei cavi, e così dall'Inghilterra agli Stati Uniti, dei cavi sottomarini, con questo srotolamento. Questo è molto interessante, questo srotolamento, perché voi provate a srotolare un cavo, non so, la pompa da giardino, un cavo da usare, no, in montagna o quello che è. Voi vi accorgerete subito che bisogna fare le cose in un certo modo, altrimenti si aggroviglia. Si aggroviglia perché c'è un processo di srotolamento che deve essere compensato da qualcosa che io ho già appena accennato, e vedremo domani, contorsione. E Kelvin aveva capito quanto era importante fare i cavi e le grandi bobine che sbobinavano questi cavi nel mare, in modo che i cavi non si aggrovigliassero una volta che erano nel fondo marino. Va bene, arriveremo a questo. Ma cosa c'entra la teoria del tutto? La teoria del tutto è questa. Venne informato che Helmholtz, un matematico tedesco molto famoso, aveva dimostrato che i vortici, come i tornado, no? E i vortici, se erano in un fluido, diciamo, ideale, che Kelvin o altri chiamarono etere, cioè non viscoso, non dissipativo, questi vortici esistevano per sempre. E l'idea che un vortice esista per sempre richiama immediatamente l'idea che un atomo possa esistere per sempre. E l'idea che ci sia qualcosa che possa esistere per sempre lo indusse a pensare, ok, io ho già
matematicamente la prova che ci sono delle strutture che esistono, strutture matematiche che esistono per sempre. Ad esempio un vortice, io metto, creo dell'acqua, la metto a vorticare, poi immagino che quest'acqua non abbia più dissipazione, questo avviene nell'elio superfluido, a 1000 Kelvin di temperatura le stelle di neutroni vivono con la loro vorticità per centinaia di milioni di anni. E va bene, se io ho questi vortici in azione, ho bisogno di qualcos'altro. Come quantizzo l'energia? Sì, perché l'energia si sapeva dai chimici che doveva essere in qualche modo quantizzata. Ed ecco l'idea. Io ho dei vortici che sono perenni in un fluido ideale, molto piccoli. Qualcuno ogni tanto mi dice, ma quanto piccolo? Ah, ma molto piccoli. Le stringhe, cioè non visibili, erano gli atomi per Kelvin. Erano gli atomi che annodati in un certo modo discreto, non potendo tagliarsi, perché era un fluido ideale, stavano annodati per sempre in quel modo lì, potevano essere un modello atomico di struttura. E quindi da lì l'idea ci verrebbe da dire, non di Kelvin, ma ci verrebbe da dire, ma allora come faccio l'idrogeno, H2? Ah, due anelli legati. E l'ossigeno è avanti così, con la complessità crescente, o la tabella di Mendeleev degli elementi chimici. 1868, un mese dopo che lui legge questo manoscritto di Helmholtz, chiede a Tate, dobbiamo classificare tutti i nodi, perché classificando i nodi abbiamo la tabella degli elementi chimici. E io, tu classifichi i nodi, io studio la stabilità dinamica, cioè quanto stanno annodati questi vortici in un fluido ideale. Questo è il programma di Kelvin. E da lì doveva nascere la spiegazione di tutta la teoria della fisica del tempo. Cioè, sì, anche la gravitazione. La meccanica c'era, l'elettromagnetismo intuiva che poteva esserci, era molto interessato alla termodinamica, mancava la gravitazione e quindi a Tate dice con questa idea di atomi vortici annodati noi costruiremo tutta la teoria della fisica. Questo andò avanti, un programma che andò avanti 25 anni. E allora Tate si butta subito a lavorare su questa tabulazione dei nodi. Vedete, questi sono, tra l'altro questo non sono pubblicati queste immagini, perché allora riuscii a semplicemente fotocopiare il materiale. C'è un trust che governa la pubblicazione dei materiali di Kelvin, che è un trust molto severo. Io riuscii in qualche modo a pubblicare questo in un programma che svolsi al Newton Institute. È una treccia. E qui vedete voi, è disegno fatto a mano di un vortice trifoglio con qualche accennato, c'è un seno, un coseno, un tentativo di capire come potesse descrivere matematicamente questa forma, e poi forme più complesse, eccetera, eccetera. Ho esaminato 1500 pagine e ogni tanto il bello di questo discorso è che quando si vede un'immagine uno si ferma a leggere, ma chissà quante cose scritte che non ho individuato. Questo è Tate, più o meno allo stesso anno, 1870, la tabulazione inizia nel 69, Tate che dà a Kelvin il manoscritto di Helmholtz e inizia la tabulazione dei nodi. Questa è la prima tabella dei nodi che Tate pubblica, e una tabella di nodi che diventa sempre e sempre più complicata, incredibilmente complicata. Vi ho detto, la tabulazione di Tate va avanti per una ventina d'anni con delle interruzioni che sono note tra i topologi, o meno i topologi dei nodi, come i blues del teorico dei nodi, perché ogni tanto uno ha delle depressioni, crede di vedere una struttura matematica, qualcosa, poi si deprime perché esce fuori un oggetto, cioè un nuovo nodo che ha tante proprietà che ricorrono, ma alcune no. E allora si chiede, ma come mai no, eccetera. Vi ho citato Gauss è incredibile, Gauss in questa nota, lui lamenta il progresso della topologia in una formula che vi appare molto complicata, ma che in realtà si può spiegare con relativa facilità. Arriva a dire che tutta questa formula qui dà origine a un 4 pi greca per m, e poi dice dove m è un numero intero legato al tipo di legame che c'è. Vedremo questa formula, non certo questa espressa come doppio integrale, ma come si applica la formula
al giorno d'oggi. La formula è rimasta nel cassetto, 1833, Gauss muore, a un certo punto viene ritrovata la formula molto, molti anni dopo, e io ho scoperto, sempre analizzando i lavori fatti a Cambridge, che Maxwell era un membro di Trinity, ha la stessa formula scritta in modo diverso, 4π greca n, la stessa formula scritta in una lettera privata che manda a Tate, di cui era molto amico e tra l'altro anche schoolmate, quindi scolaro, al tempi delle elementari, entrambi vivevano in Scozia. Maxwell si era trasferito a Cambridge, Kelvin era rimasto a Glasgow e Tate era diventato cattedra di fisica matematica a Edimburgo. Maxwell praticamente è stato sempre dietro alla tabulazione dei nodi di Tate, anche questo non è scritto da nessuna parte se non accennato, per il fatto che non si può proprio provare, ma vi assicuro, leggendoli le lettere e la corrispondenza privata, ha dato moltissime idee a Tate. Tra l'altro, come tutti i grandi, era estremamente generoso. Tate più volte gli dice ma devi essere coautore di quello che facciamo. Lui dice no, vai pure avanti tu tranquillo, non è il caso. Allora, siamo praticamente alle prime tabelle di nodi, dobbiamo un po' capirle, e a questo punto bisogna incominciare a parlare di qualche concetto matematico un po' più rigoroso. Allora, vi ho detto che il concetto fondamentale è quello di equivalenza topologica. Allora, la sfida qui è trasformare questa configurazione in questa senza tagli, ma solo con deformazioni continue. Allora, il tipico gioco che ho fatto a me stesso è: ma è impossibile, non riesco a immaginare. E voi sapete, come spesso succede, gli aspetti più astratti sconfiggono, diciamo così, la nostra immaginazione, se non quando ci applichiamo, eccetera, eccetera. Questi diagrammi sono tutti presi da un libricino pubblicato dall'American Mathematical Society di un russo, Prasolov. Allora, questo simbolino qui sta a indicare il fatto che questo oggetto può essere trasformato in questo oggetto senza strappi. E quindi quando vedete questa ondina, vuol dire che i due oggetti possono essere deformati uno nell'altro in modo continuo, ok? Ora immaginate che sia plastilina, e che voi la deformiate. È qui che sta il trucco. Se è plastilina, forse l'interno, il giallo che si vede, forse può essere deformata in maniera che qualcosa come questa venga deformata in quella o viceversa. Non c'è un senso del tempo qui, qui c'è una corrispondenza. Ecco che allora noi andiamo a deformare uno di questi anelli in questo modo, ok, e poi lo deformiamo ulteriormente in questo modo, e a questo punto il gioco è fatto, perché quando siete in questo stadio qui, questo anello qui semplicemente lo fate scorrere dall'altra parte e arrivate a questa struttura. Questo mi serve per dire due cose. Uno, deformazione continua, e due, qual è la qualità invariante? È ad esempio il numero di buchi, diciamo, che potremmo dire il numero di betti al giorno d'oggi, il numero di buchi che caratterizza questa struttura. Qui di nuovo ci sfidano con questi diagrammi. È possibile fare una cosa del genere senza strappi? Uno direbbe, ma assolutamente no, come fai a togliere? Ma di nuovo si fanno delle deformazioni continue della plastilina gialla su se stessa, finché si svolge completamente questo anello. È ovvio che sappiamo adesso, incominciamo a intuire dove sta il trucco. Il trucco sta che questa struttura gialla fa delle cose, si mischia con se stessa, si ricombina. Quindi da qualche altra parte avviene qualcosa che forse non, a cui noi non pensavamo. Ed è un oggetto esso stesso di interesse. Capire, immaginate, prima facevamo cenno col professor Ricci, i sistemi dinamici, cioè delle traiettorie. Beh, immaginate che ci siano delle traiettorie di particelle lì dentro. Beh, queste cose devono implicare delle biforcazioni, no? La previsione del tempo che a un certo punto può dare o così o così. Questo di nuovo sembra impossibile. Il nome pretzel viene da un famoso biscotto austriaco, fatto appunto con buchi, diciamo così, e più o meno il processo è identico.
Quindi voi vedete subito da qui che da un lato il concetto di deformazione continua vi apre porte all'immaginazione per fenomeni che nessuno, a cui nessuno pensava. Dall'altro è una sfida a noi stessi a dire va bene, ma ci sono dei fenomeni, ad esempio fisici, ad esempio l'acqua, possiamo deformare l'acqua in questo modo? Possiamo deformare dei fluidi in questo modo? Questo è molto interessante. Guardate che è interessante, voglio dargli un peso, come dire, ingegneristico, è interessante. Ci sono problemi, ad esempio, le industrie interessate al mixing, a ottimizzare la miscelazione di colori. Questi aspetti sono estremamente importanti. Protocolli topologici per ottimizzare il mescolamento, eccetera. Cosa fa un matematico? Ma ve l'ho detto, il matematico gioca con le corde, guarderà certe cose, ad esempio il numero di incroci, e guarderà il numero minimo di incroci, perché voi capite, io questa corda la posso buttare sul tavolo e può avere tantissimi incroci, ma se io la sciolgo in realtà scopro che questa corda non è annodata. Quindi il primo passo da fare che Tate si chiedeva è, beh, io ce l'ho così su un tavolo e devo capire di cercare il numero minimo di incroci. Il numero minimo di incroci, se c'è, se questo è come io adesso costruisco questo trifoglio, che può avere anche questa forma qui molto nota, bene, questo numero di incroci, cioè 1, 2 e 3, proiettando le cose sul piano, diciamo, verticale al pavimento, bene, forse è il numero minimo. E lui prova a disfare, a girare questa corda e scopre che effettivamente 3 identifica la topologia del nodo trifoglio. Quindi il numero minimo di incroci, in questo caso, è 3. Ok. Allora è contento, dice va bene, studierò i nodi e la complessità al crescere del numero di incroci. Che ne è nei legami? Legami, ve l'ho detto, il modo di ricordarci di un legame è associargli più colori. Va bene, allora se contiamo 4 colori, questo è già un invariante. Il numero minimo di componenti del legame, in questo caso è 4, in questo caso è 2. Va bene, allora il numero di componenti, e voi dite, ma è un po' banale, come io posso avere 4 o 2 elementi che possono essere ad esempio non legati, questi due non sono legati, questi sono legati, ho bisogno di qualcosa di più, ma certamente, ad esempio il numero minimo di incroci, qui è 0 e qui è 2, contento. Ah, ok, sto procedendo bene, siamo nel 1870, è 2 anni per capire queste poche cose. E poi ha un'idea, gli mettiamo un orientamento. Guardate, l'orientamento dobbiamo mettercelo, io mi scuso tanto con i matematici puri. L'orientamento glielo dobbiamo mettere perché nella fisica c'è l'orientamento. Nella fisica la corrente elettrica va in una direzione, il campo magnetico associato anche, la vorticità anche. La fisica ha bisogno dell'orientamento, ma se gli diamo l'orientamento possiamo inventarci una regola. Guardate, Tate, come anche Maxwell, giocava molto con le parole ed era anche un pochino cattivello con l'establishment. Sapete, l'establishment è l'establishment. E quindi vogliono persone educate, corrette, e invece Tate, Maxwell in particolare, anche Tate, entrambi a Cambridge, mantenevano un fortissimo accento scozzese. È come se avessimo qui in normale un distinto professore calabrese che insiste a parlare con i colleghi in forte dialetto calabrese, eccetera, eccetera. È ovvio che il corpo docenti, insomma, è bravo, sì, è bravo, però. Bene, Tate non solo continuò a usare un linguaggio molto forte nell'ambito accademico, magari anche al tempo, vi ricordate, si studiava il latino e certe cose, ma era anche, inventava parole e si vantava di una nuova parola. Bene, la parola knottedness, che vuol dire qualcosa che è annodato, è una parola diversa da knotted. Knotted vuol dire annodato, da to knot, annodare, ma knottedness è un qualcosa di intrinseco, è una proprietà sua dell'oggetto.
E se voi andate a cercare queste parole, la nascita di queste parole, l'Oxford English Dictionary, che è uno dei più grandi dizionari del mondo, sono 14 volumi, dipende dall'edizione, ancora oggi paga 50 euro, diciamo, anzi, forse adesso un po' meno, se a chi trova il primo uso di quella parola che fu fatto in letteratura, quello che è. Bene, knottedness, io vado a cercare sull'OID e scopro che knottedness fu la parola inventata da te, ne invento molte, in quale occasione? In quando volle comunicare alla Royal Society il suo fallimento nel misurare l'annodamento attraverso misure fisiche. Quali misure fisiche? Fece dei filamenti metallici, li annodò, gli fece correre, si dice, della corrente e volle misurare l'effetto indotto, anzi il lavoro prodotto da queste, chiamiamole, nodi elettrici. Estremamente, guardate che ancora oggi io ogni tanto ne parlo in giro e mi dicono, beh insomma, in realtà poi questo effetto forse non si riesce a legare con la topologia, certamente con la geometria, ma non con la topologia, ma non è così scontato il discorso. Bene, lui si sentì di riportare alla Royal Society il fallimento nella misura di knottedness. Allora lui introdusse questo concetto di orientamento e con l'orientamento una convenzione. La convenzione è che noi associamo un più uno o un meno uno. Questa è la convenzione dei matematici, poi per un certo periodo di anni recenti i biologi decisero di scegliere un'altra convenzione, io non sono così aggiornato, chi se ne frega. È una convenzione, è una convenzione. Quindi decidiamo, allora la mia regoletta che vi suggerisco è mettere il pollice lungo, scegliete quello che volete, ad esempio la parte che sta sopra nell'incrocio, gli mettete il pollice e guardate le vostre dita. Se le vostre dita vanno sotto a questa freccia blu che indica, diciamo, indicata così, per così dire, dal pollice, bene, associate un più uno. Se invece la parte che sta sopra, io gli metto questa arancione, io gli metto il pollice e vedo che le mie dita vanno contro, nella direzione opposta a quella freccia che sta sotto, che è blu, io gli metto un meno. Quindi posso mettere un più uno e un meno uno. Vi ho accennato al numero di legami di Gauss con quella formula pazzesca. Ebbene, con un po' di matematica si può far vedere, ma è roba recente, è roba degli anni 70-80, che quella formula complicatissima, che certo Gauss non utilizzò, ma la indicò solo, questa formula complicatissima si può ridurre a un calcolo algebrico. Quale calcolo? Ma voi prendete il vostro legame, lo orientate, gli associate un più o un meno a seconda della convenzione, usate questa formula che ha un mezzo per la somma dei valori, qui abbiamo due valori, quindi saranno più 2, la somma dei più. E poi dividiamo per 2, quindi il numero di legame è 1 e qui il numero di legame è 0. Questo lo sapeva già Tate, fantastico. Aveva già fatto un progresso, aveva, capite, c'è modo di distinguere questa struttura con questa, guardando il numero di componenti, guardando il numero di incroci e guardando questo calcolo che non veniva da Gauss, perché Tate non lo sapeva, veniva da Maxwell, che gli aveva dato la stessa formula derivata praticamente da principi primi. Va bene, questa è solo una piccola slide, poi ci fermiamo per fare un po' di esercizi. Questo qui è quello che si chiama il legame di Hopf. E voi mi direte, ma questo legame di Hopf io lo devo disegnare così come lo vediamo o lo posso disegnare con un mucchio? Un mucchio, capite, può fare tante cose così, no? Un mucchio di apparenti intersezioni, eccetera. Ah, no, lo potete disegnare come volete. Il numero minimo di incroci ha bisogno di avere un piano di proiezione ottimale, perché è il numero minimo. Ma il numero di legame, che scopriremo è un invariante topologico, non ha bisogno di un piano di proiezioni privilegiate. In altre parole, voi questo diagramma lo potete complicare quanto lo volete, fate il vostro calcolo e vedete che numero esce. In questo caso esce un numero 1. Facciamo un altro esempio, questo qui. Vedete, quasi uguale.
Però in questo caso qui, secondo la nostra convenzione, noi mettiamo, scegliamo ad esempio, io scelgo sempre il pezzo che passa sopra, in questo caso qui è rosso, quindi metto il mio pollice, gli metto le dita della mano vicino e vedo che la freccia blu va contro la direzione delle dita della mia mano e quindi è un meno 1. Meno 1 diventa un meno 2 diviso 2, risultato meno 1. Ok. Tate si mette a classificare queste strutture, a un certo punto si imbatte in questo diagramma. Questo diagramma è una composizione di nodi, è un legame perché ha due colori, ma mantiene dentro un altro nodo. Bene, vedete, non ci sono segni perché ricordate bene, questa è una regola che dobbiamo tenere a mente, il numero di legame implica il concetto di legame, una struttura con un'altra, non con se stessa. Va bene, quindi io non conto che cosa c'è qui e qui, ovviamente sono curioso, ma per adesso non lo so fare, e conto questi segni di intersezione. Questi segni di intersezione, più 4 diviso 2, più 2. Bene, lui dice, ah, questo è diverso da questo, che è diverso da questo, ci siamo. Qui vedete, il ruolo è nell'orientamento che mi dà la differenza del numero di legami. E ad esempio questa struttura qua, io ho un meno, un più, non conto questa auto-intersezione apparente, e cosa ottengo? Un numero di legame 0. No, un blu nel un momento di depressione. Lui stava andando bene, stava contando queste strutture, a un certo punto trova che questa struttura che è effettivamente legata, che non si può slegare, che la corda blu e la corda rossa sono inseparabili, danno numero di legame 0. Quindi si chiede, cavolo, non mi basta questo invariante. Questo è stato dato da Gauss, probabilmente grandissimo strumento, ma non è sufficiente. Allora ci fermiamo qui con questa curiosità nel procedere, andiamo avanti con questo discorso, facciamo un piccolo rinfresco, se avete domande o cose ben volentieri. Mi fermo un attimo. Domande adesso? O... Anche adesso. Ovviamente bisogna costruire un po' di informazioni ancora, siamo all'inizio. Sì, andiamo a bere una cosa. Ecco, esatto. In questo contesto proprio di calcolo, eccetera, no. Ha un motivo, diciamo così, allora, sto cercando di dare la spiegazione più ovvia, che qui si vuole avere un numero di legame 1, ecco. 1. Perché ovviamente se la struttura è legata deve avere, diciamo, un contraltare nell'incrocio e quindi ci sarebbe questa ragione, diciamo. Poi da un punto di vista più profondo è legata all'angolo solido, all'interpretazione di... Come? Sì, ecco, perché sono... Ok, allora riprendiamo con il concetto di diagramma, perché vi ho detto, è ovvio che Tate ha affrontato questa idea, cosa devo fare, come posso raccontare di nodi. Beh, devo analizzarli su un foglio di carta. E come li analizzo? Facendone il diagramma. Ora, attenzione, impariamo a scuola a fare i diagrammi, no? I diagrammi come proiezioni. Che differenza c'è? Beh, è ovvia. Il diagramma come proiezione è una curva nodale, cioè è una curva, è un tratto che si incrocia con se stesso. Voi dite, vabbè, e allora? Ah, ma qui ha un'idea notevole, almeno dal punto di vista della storia delle idee, della storia della matematica. L'idea qual è? È quella di rappresentare la curva, sì, ma mantenere l'informazione che nello spazio, in R3, cioè nello spazio, diciamo, in cui questa curva può trovarsi, mantenere l'informazione topologica. Come? Io la proietto, però mantengo visibile il sopra e il sotto. Quindi è un po' come se il vostro piano di proiezione ammettesse delle piccole indentazioni, capite? Parliamo di curve
curve, diciamo così, matematiche. Quindi è vero che abbiamo l'idea di una struttura fisica, ma Tate analizzava delle curve matematiche. Pensate che ci mise 5 anni ad arrivare all'idea di rappresentare diagrammaticamente una curva con dei sopra e dei sotto visibili, tant'è che la prima tabella che fece gli mise vicino a ogni incrocio, quindi una curva nodale, per distinguere il sopra dal sotto, dei puntini che anche lì, questi puntini hanno origine nel fatto che lui misurava delle correnti elettriche e gli metteva, a seconda del sopra e del sotto, delle monetine, cioè delle monete, come i nostri centesimi, che ne so, di bronzo o di rame, delle monete di diverso materiale. E quindi 2 monete rappresentavano il sopra, 1 monetina il sotto. Quindi se voi vedete questi diagrammi di tabulazione dei nodi, vedete tanti puntini vicino agli incroci, che rendono la lettura pochissimo intuitiva, pesante, capite, dei diagrammi diventano sempre più complicati. A un certo punto ha l'idea di rendere visibile il sopra dal sotto, che è quello che facciamo noi. Quindi questi diagrammi io li chiamerò diagrammi indentati, almeno questa è la terminologia che ho incominciato a introdurre nel 90, da allora un po'. Poi sono diagrammi non solo indentati, ma che hanno un orientamento. Quindi noi gli mettiamo, badate, l'orientamento non è certo necessario, lo metto perché mi è utile fare ad esempio dei conti. E poi li proietto e cerco nel piano di proiezione indentato di rappresentarli con un numero minimo di incroci. E questo, come io lo faccio con la corda, voi capite, io modifico questa corda, c'è un ricciolo e io capisco che questo ricciolo è un incrocio apparente che può essere eliminato. Bene, io devo introdurre questo meccanismo con uno strumento matematico, almeno linguistico, dove io dico questo è equivalente a questo. Quindi io ciò che vedo lo devo poter disfare. Questo vedremo che si chiamerà una mossa di Rademaster. La convenzione di segno che vi ho fatto notare, e con un'analisi fatta su questi incroci apparenti, io posso ridurre questa curva a questa. Se il numero minimo di incroci è 0, bene, questo è il non nodo. E lui inizia così, in un modo metodico, sera dopo sera, ad analizzare quello che diremmo, perché non c'era ancora il concetto di diagramma indentato, diciamo un'analisi di grafi, perché erano delle curve nodali sul piano con caratteristiche sugli incroci. Vedete, noi possiamo avere una curva nello spazio, gli mettiamo questi meno 1, più 1, come vogliamo, badate che l'ho fatto apposta, gli lascio questi più 1, meno 1 per 2 ragioni. Uno, perché ci ritorneremo a questo diagramma domani. L'altro per sollecitarvi a dire, state attenti, guardate che non è un legame, è una componente sola. C'è il più 1 e il meno 1, ma non è un legame. Va bene, vedete, possiamo avere una curva che è questa, lo intuite, dove però ci possono essere degli avvolgimenti che hanno un segno positivo e degli avvolgimenti che hanno un segno negativo. Qui l'ho fatto apposta, ci sono 3 riccioli. Ci fossero 2 riccioli, il più 1 e il meno 1, magari sì, si compensano e quindi il risultato è 0. Qui ci sono 3 riccioli, quindi in qualche modo è vero che la topologia mi porterà a dire che è il non nodo. Però c'è qualcosa che mi incomincia a dire che magari un ricciolo con un altro si cancella, qualcosa del genere. Ma voi potete capire che io posso fare 3 riccioli che abbiano lo stesso identico contributo. Quindi se io andassi a contare questo contributo, non so che significato dargli. Lo dico di nuovo, non è un legame quello, non è la formula di Gauss che io devo usare. Però se io volessi dargli un contributo, boh, qui c'è 3 di questi riccioli, qui però il contributo, se leggo bene, è meno 3, qui addirittura più 1, perché 2 riccioli si cancellerebbero, ma la morale di tutto è che in realtà è un non nodo, comunque vada. Ok, questa idea del diagramma minimale diventa importante. Io ho una proiezione generica, qui ho 2 colori, quindi è certamente un legame,
Devo tenere conto del fatto che non posso, non so come valutare il contributo della curva rossa con se stesso, della curva blu con se stessa, però è un legame, quindi certamente posso valutare il contributo delle intersezioni del blu col rosso. E vedete, non importa quale sia il diagramma, se sia un diagramma generico o un diagramma minimale, se io conto il numero di legami di Gauss, che vi ho già anticipato essere un invariante topologico, non dipende dalla proiezione. Quel C barrato non è il numero minimo di incroci, ma è un numero medio di incroci. Qui ne conto 10. Il numero medio di incroci è facilissimo, guardate. Voi prendete il vostro piatto di spaghetti che è andato scotto, lo buttate in aria, fate una foto di quell'ultima pasta che volete mangiare e contate gli incroci. Contate tutti gli incroci, 12, 15, 21.000. Bene, questi incroci che sono una quantità algebrica, però magari questi spaghetti sono tutti annodati in una zona perché si sono incollati e meno nell'altra, è anche un po' un'informazione geometrica di complessità, e se io adesso voglio spararla ad alto livello, se io ho questi spaghetti immagino che sia associato una massa, quindi c'è un potenziale, no? Potenziale, e quindi chi lo sa che ci sia una relazione tra l'energia contenuta in questo spaghetti e la complessità localizzata in alcuni punti di questo groviglio. Questa è ricerca moderna e io sono molto interessato a questa tematica. Questo invece è la stessa struttura, due incroci, ma proiettata su un diagramma minimale, cioè il diagramma che mi fa vedere qual è il numero di incroci minimo, che non è più 10. Ah, il numero di legami è certamente invariato dalla proiezione, quindi rimane il più 2, e il numero C barrato adesso diventa il minimo numero possibile, che è 4. Va bene, allora abbiamo che incominciamo ad avere un po' di strumenti, e diciamo che da un diagramma generico io devo cercare di ottenere il diagramma minimale, come, vi ricordo ancora perché ci torniamo, formalizzando, cioè costruendo qualche regola matematica che mi dica che questo è un incrocio apparente, che non è un vero incrocio topologico, ma è un aspetto geometrico, quindi devo introdurre tecniche per arrivare a un diagramma minimale, il numero di componenti mi aiuta a determinare il numero di legami di Gauss, che è un invariante topologico, quindi non cambia a seconda della deformazione, e dal numero di incroci io appellandomi al diagramma minimale estraggo il numero minimo di incroci. Allora, vi ho detto che questo percorso lo facciamo partendo dalla tabella di Telt. Questa è la prima tabella in assoluto che lui produce, poi dal PDF la analizzerete con più piacere che a questa distanza. Io ho individuato alcuni di questi diagrammi, li ho colorati un pochino, questo diagramma, questo diagramma. Andremo a vedere che cosa Tate quasi subito scopre. E vedete, non ci sono il sopra e il sotto, se non quando la curva viene rappresentata come una cordicella, cioè con due tratti. Altrimenti non c'è ancora questo sopra e sotto. Allora, partendo da qua, un diagramma di questo tipo. Possiamo dargli un nome. Questo può essere, non so, il diagramma di una treccia. Ma non è una vera treccia, perché capite, sono solo due le cordicelle, una sottile e l'altra un po' ispessita. E quindi si sciolgono se io le sfilo. Una vera treccia dal punto di vista tecnico, topologico, è una combinazione di elementi, almeno tre elementi in su forma una treccia. Però qui, e ha l'idea di dargli, di distinguere con delle frecce, vedete, ha l'idea di arrivare a capire che questa è una treccia, diciamo, segnata negativamente, questa è una treccia che diremmo oggi, con la convenzione di segno che vi ho proposto, segnata positivamente. Quindi lui discute di questo diagramma in questi termini. Bene, ha già il concetto di grafo orientato e l'importanza dell'orientamento. Quindi qui C minimo, se fosse chiusa, 4, C minimo, 4. Ok, però il legame qui con questi segni diventa meno 2, questo più 2. È contento. Dice, ok, io riesco a distinguere
distinguere questa struttura da quell'altra. Che ne è di questa? Bene, ce n'è una, vedete, quella che io sono andato a scegliere è vicino ad un'altra. E se voi le guardate, io guardate che per convincermi, l'ho fatto con un pezzo di corda, perché non ci credevo, ho riprodotto con un pezzo di corda quello che lui racconta. Bene, lui dice, ma adesso mi dispiace che una delle due è tracciata gialla, non si vede. Comunque, insomma, io analizzo questo diagramma e lui dice il C minimo di questo è 4, il numero di legame è 2. In effetti le due cordicelle, chiamiamole così, badate, non hanno ancora spessore al momento, è solo un modo di rappresentare queste curve, una scura e una chiara, effettivamente sono legate indissolubilmente. Poi riceve una lettera da Maxwell. Maxwell a Cambridge, l'altro a Edimburgo. Nottetempo, 1870, arrivavano le lettere in Inghilterra, perché viaggiavano di notte, una grande scoperta a cui siamo arrivati anche noi col tempo. E Maxwell dice a Tate, guarda che se tu scambi solo un incrocio, ottieni qualcosa di molto interessante. Allora lui analizza questa cosa e quando pubblica il lavoro, ve l'ho già detto, lui chiede addirittura a Maxwell di esserne coautore. Tante sono le idee che Maxwell gli passa, ma rimane lui unico autore. Maxwell dice no, il grande lavoro l'hai fatto tu. Scopre che Maxwell e quindi poi Tate, che un semplice cambio di sopra sotto di incrocio porta a dire che questa roba qua, provare per credere, perché io guardandola non ci potevo credere, ho dovuto mettermi lì anch'io con un pezzo di corda e provare, in realtà corrisponde a due anelli distinti. E quindi qui è il primo impatto che ha Tate. Immediatamente fa notare che il numero di legame di Gauss è veramente potente, perché questi che poi si sciolgono in due anelli distinti effettivamente hanno linking number zero. È l'anno della gioia, diciamo così, della felicità. Comincia ad avere il concetto di diagramma minimale, curve orientate, numero di legame, questo numero di legame distingue una struttura legata da quella, no, il numero minimo di incroci serve in un caso, non serve nell'altro, è contento. Va avanti e si imbatte in questa struttura. Questo è un altro caso di Maxwell. Maxwell gli manda questo diagramma due sere dopo e gli dice: questo diagramma qua ha un bel problema. Lui fa l'analisi di numero di legame, sono due componenti con colori diversi, 2 più e 2 meno, numero di legame 0. Per fortuna il numero minimo di incroci è 5. Ma il numero di legami è 0 e badate, questa è una struttura che non può slegarsi. Questo è un punto di disperazione, di depressione. Maxwell, a un certo punto, io racconto agli studenti dell'università che se vogliono leggere un po' di topologia, leggano Maxwell, cioè il trattato sull'elettricità e il magnetismo, ha come primo capitolo tutto un discorso sull'importanza della topologia. Due fregature. Uno, che è in un trattato di elettricità e magnetismo, e quindi i matematici puri non l'hanno guardato. E due, che Maxwell lo chiama prefazione. Chi di noi, quando è preso da tante cose, legge la prefazione? Non lo chiama capitolo zero, capitolo uno, capitolo sulla topologia, lo chiama preface. Bene, vi esorto, se avete tempo, di sfogliarlo, perché quello che racconta è delle cose di una modernità, diciamo fino a qualche anno fa, è incredibile, parla di spazi molteplicemente connessi, di complessità dovuto ai buchi presenti nello spazio. Si direbbe che parla di cosmologia ante litteram, di buchi neri, di multiversi, eccetera, eccetera. Incredibile. Bene, nel secondo volume, a seconda della edizione, diciamo pagina intorno alla pagina 70, parla del numero di legame di Gauss e dice, cita Gauss, perché a quel punto, al tempo dell'edizione, siamo già nel 1871-72, a quel tempo il lavoro di Gauss era stato trovato e lui dà a Gauss questo merito e, ripeto, vi ho fatto notare che Maxwell stesso aveva già derivato in modo indipendente
indipendenti in una lettera a Tate la stessa cosa, però dice: ha ragione Gauss a lamentare dello scarso progresso della topologia, perché guardate, e dà questo esempio, pubblica questo esempio, dice: il numero di Gauss è molto potente, ma non è sufficiente a classificare, diremmo noi, a catturare la complessità topologica. Questa frase che comunica Maxwell in quel libro è un po' l'essenza, beh, si potrebbe dire, parafrasando, della storia della matematica, della storia delle scienze, è un po' l'essenza della teoria dei nodi. Cioè, quello strumento va bene, dà soddisfazioni, si fanno analisi, poi a un certo punto si incappa in un caso che non viene risolto dagli strumenti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo inventarci nuovi strumenti. Quindi il numero di legami di Gauss, il numero minimo di incroci, diagramma minimo, eccetera, sembravano potenti, ma immediatamente Tate nota che il numero di legami in alcuni casi fallisce. In questo caso qui, in un certo senso, c'è fallimento. Ma perché? Beh, è un nodo con una sua complessità, si contano i più, il numero minimo è 10, ma cosa ce ne facciamo di questi incroci? Cosa ce ne facciamo? Non possiamo calcolare il numero di legame perché non è legato con niente, è un nodo. E magari forse lo possiamo confrontare con altri nodi. E poi abbiamo quest'altra botta di depressione. Questi sono questi anelli di Borromeo che sono 2 a 2 slegati, ma 3 legati tra di loro, e quando si fa la conta dei più e dei meno si vede che sì, il numero minimo di incroci è 6, ma il numero di legame è 0, eppure non si possono slegare. È chiaro, siamo già nell'872, è chiarissimo che non è sufficiente lo strumento matematico, gli strumenti che lui aveva a disposizione. Lui è già conscio e comunica a Kelvin. Il lavoro è enorme. Kelvin pensava in qualche anno di combinare la fisica con la matematica, invece lui gli dice: no, no, il lavoro è gigantesco, perché questi nodi hanno una complessità che nella loro semplicità già dimostrano una complessità che va oltre le nostre immaginazioni. Vi ho detto che noi facciamo dei movimenti e ad esempio una cosa di questo tipo. E dobbiamo disfare questa cosa con un movimento che facciamo con le mani e capiamo in un diagramma che viene fatto allo stesso modo. Cioè prendiamo una parte d'arco di curva e la svolgiamo. E allora qui succede qualcosa di molto interessante. Succede il fatto che Tate tabula centinaia di nodi, facendo un errore solo, che è stato scoperto nel 1984 da Perco, famoso lavoro 1974, scusate, 74 da Perco, dove non trova neanche un errore, trova che Tate nelle centinaia di nodi fino a 9 incroci che tabula, un nodo viene presentato come 2 volte, viene presentato come un nodo ed un altro in realtà è lo stesso nodo, un solo, diciamo una duplicazione. Però la tabella di Tate rimane a un certo punto, cade in ombra. Siamo verso la fine della teoria dell'atomo vortice, Kelvin, la scienza aveva un'etica, magari esageriamo perché siamo romantici, a un certo punto eticamente sente il bisogno di dichiarare finita, fallita, la sua teoria dell'atomo vortice. A una certa età, aveva già i suoi 90 anni, forse meno, qualche anno meno, va negli Stati Uniti, invitato a fare una serie di lezioni che si chiamano, molto famose, le Baltimore Lectures, e in queste lezioni a Baltimora lui sente di comunicare la fine dell'atomo vortice. Molto interessante, perché succede questo. Succede che uno studente molto brillante che aveva lo suo stesso cognome, James Thomson, a Cambridge, un brillantissimo studente in matematica, per ragioni legate alle formule di vortici di Kelvin, gli viene dato come tema di individuare come cavolo Kelvin abbia derivato, abbia calcolato una certa espressione.
e nel far questo lavoro gli si fa capire che se lui avesse successo gli verrebbe poi assegnato un premio, che adesso è ancora molto prestigioso, adesso è andato a grandissimi matematici, che gli fu effettivamente consegnato nell'82 all'età di 27 anni, credo, che si chiama l'Adams Prize dall'Università di Cambridge, e questo tema su cui lui lavora sono i vortici annodati, perché è vero che la teoria, magari era vero che la teoria atomistica, diciamo, di Kelvin forse era un po' fallita, non si riuscì, la gravità fuori discussione, ma anche questa stabilità era molto difficile da calcolare in configurazioni complesse, eccetera, eccetera. Insomma, James Thomson vince questo Adams Prize. E un'altra fregatura che ci becchiamo in letteratura è che questo essay si chiama On Vortex Rings, gli anelli vorticosi. Non era così interessante. E io invece mi sono preso la cura di leggermelo, è una di quelle letture molto pesanti, perché la matematica di allora era tutta sbrodolata in lunghissime equazioni, eccetera, eccetera, pieno di conti. Qual era il suo obiettivo? Era da un lato dimostrare certe formule, ma dall'altro, immaginando di avere a che fare con dei vortex links, cioè legami, quindi il numero di Gauss, ricavare le proprietà termodinamiche di un gas. E arriva ad essere in accordo, fa vedere con dei conticini dopo un'infinità, 70-80 pagine di calcoli, di calcoli, di calcoli, a un certo punto si imbatte nella termodinamica e dice la pressione di questo gas fatto di anelli annodati coincide, mi dà due ordini di grandezza di precisione, una roba incredibile. Questo essay tende a essere un po' andare nel dimenticatoio. Gradualmente questo signore, Thomson, abbandona la teoria dell'atomo vortice, diventa, forse addirittura controvoglia, con una certa riluttanza, diventa il nuovo direttore degli istituti di fisica e diventa lo scopritore dell'elettrone. Ha preso il premio Nobel nel 1906. Bene, nell'analisi di queste strutture topologiche bisogna avere a che fare, o bisogna codificare questi movimenti. Il primo tipo di mossa è questa, questo pezzo di corda possa essere trasformato in questo o equivalentemente in quello. Beh, è ovvio, possiamo... Ora io invece mi fermo subito per dirvi che questa mossa di tipo 1 è un po' speciale. Perché, guardate, se noi idealmente fossimo in questo diagramma con indentazioni, questa mossa è difficile da realizzare, dobbiamo uscire dal due dimensioni più un epsilon. Questo epsilon deve essere abbastanza grande, perché se la corda è spessa un centimetro, il diagramma deve avere due dimensioni più almeno 2 centimetri, perché sopra e sotto, per lasciare spazio alla corda di rigirarsi. Guardate che questa non è un'osservazione proprio banale. Vedrete perché domani col DNA, eccetera. Comunque questa è ovvia in un certo senso. Il lavoro è stato fatto da Ridemaster, adesso faccio la battuta su Ridemaster. La tipo 2 è quella, diciamo, è molto piatta, no? Voi avete una corda e la fate scivolare via e la fate riscivolare sopra. Quindi dite tutte le volte che i pezzi possono essere strutturati in questo modo, c'è un'equivalenza topologica. Ricordate, cerchiamo di dare un linguaggio a ciò che con le mani facciamo nel semplificare un diagramma. Il terzo linguaggio, la terza parola che usiamo, la terza codifica che usiamo, è questo caso qui. Immaginate che il pezzo giallo e il pezzo verde siano fissi e voi fate passare l'arancione da sopra a sotto. Allora, la prima osservazione che faccio è che questa mossa qui è un po' più speciale di queste due. Queste due sono quelle che si chiamano, diciamo, regular isotopy, cioè un'isotopia regolare, cioè una deformazione quasi nel piano. Io qui l'ho chiamata flat topology, una topologia quasi piatta, mentre qui è proprio una mossa tridimensionale piena. Ed è molto importante per la fisica questa distinzione, perché voi immaginate di fare
un po' di sforzo, di mettere energia nel far fare alla corda questo movimento. E ovviamente è un'intuizione, e probabilmente anche sbagliata, ma io mi immagino che le due mosse, tipo 2, tipo 3, consumino molto poco di energia, capite? Dovete fare una traslazione e una nuova traslazione in senso opposto. Ma la prima, se la corda ha una sua struttura, ha del materiale, eccetera, quella implica una introduzione di una qualche torsione e contorsione. Mi piace già usare queste due parole in modo diverso da subito, domani saranno più importanti. La torsione la associamo, come dire, all'asse di questo tubo o di questa corda, il suo nome in italiano è torsione. Anni fa fui invitato a fare un articolo per la stampa di Torino, su Tutto Scienze, mi diedero addirittura metà pagina, e avevo il problema di usare questi termini dall'inglese, twist e torsion, è molto distinto, torsion è torsione, twist. Ah, mi sono allora a cercare sul dizionario, ma una possibile parola è contorsione. Contorsione è quando noi prendiamo il braccio e lo contorciamo. C'è un'idea di tridimensionalità, c'è il contributo della torsione più qualcos'altro. Lo vedremo domani. Va bene. Allora, diciamo che io sono stato molto lento. Vi propongo di chiudere con le mosse di Ridemaster e metterci al lavoro nel dimostrare questa cosa qui. Allora, il teorema di Ridemaster, guardate, io mi scuso con i tecnici, diciamo, non me lo ricordo neanche. Comunque l'ho formulato così, il concetto è chiaro. Due nodi sono topologicamente equivalenti, cioè rappresentano lo stesso nodo o legame, se uno può essere trasformato nell'altro attraverso una sequenza finita di mosse di Ridemaster, cioè quelle mosse là. Allora, il gioco qui qual è? È quello di cimentarci con queste mosse. Voi dite, vabbè, ma è un gioco da ragazzi? È un gioco da ragazzi. Fatemi dire, incominciamo a cimentarci, poi vi spiego cosa c'è che non è proprio così banale. E io lo faccio come con voi lo farei se non sapessi nulla d'altro, ok? Quindi io non sto tanto a pensarci. Io applico queste mosse e poi vi racconto magari un punto di vista. Allora io devo dimostrare che questo è uguale a questo. Lo posso fare prendendo una cordicella e adesso lo voglio fare usando le mosse di Ridemaster su un diagramma. E l'obiettivo qual è? È quello di ottenere un diagramma minimale, di andare verso un diagramma minimale. Allora io parto dalla mia configurazione e devo scioglierla, vedo subito qui cosa c'è. C'è una mossa di tipo 2, ok? La mossa di tipo 2 in questa zona qui la applico e mi disfo via di questo apparente doppio incrocio e sono qui. Poi individuo questa zona qui, voi vedete che in questa zona qui di nuovo c'è un arco con una parte sopra, la parte blu la posso togliere e vado qui. Poi c'è un'altra zona che è questa qui, voi vedete avete tre incroci, tutte le volte che avete tre incroci vi ricordo usare la parola mossa di tipo 3 e un elemento può essere portato dall'altra parte, eccolo qua. Poi voi vedete che questa parte qui ha questo ricciolo, dobbiamo disfarci di questo ricciolo. Quindi disfarci di questo ricciolo, fate la mossa 1, quella, chiamiamola così, quella energeticamente dispendiosa, così ce la ricordiamo un po' meglio. Ok, così. Ah, beh, ci siamo già. Oramai lo vedo bene, eh? Lo vedo bene. Badate, questo è un nodo facile, un legame facile. Ci sono lavori che sono stati fatti su nodi complicatissimi e in modo molto paziente, a mano questi lavori sono stati fatti, eh? Percolo fece tutto a mano, cioè dimostrò con una sequenza finita di queste mosse che un nodo era equivalente a un altro. Ok, adesso individuo questa zona qui, di nuovo vedo che qui c'è un incrocio che va sopra, quindi mi immagino di portare questo arco da quella parte. E adesso che sono vicino in questa zona qui, ricordate, dobbiamo fare una mossa per volta per essere, diciamo così, ordinati. Ecco, io individuo qui di nuovo tre archi in questa zona, è ovvio che io devo portare, l'obiettivo lo capite, è portare tutto questo grande arco blu da questa parte qui.
Ok, allora io gli passo sopra e poi a un certo punto questa è di nuovo una mossa di tipo 2, perché semplicemente il rosso va in su e il blu va sotto. E oramai ci siamo quasi alla fine. Eh? Arriva ancora questo obiettivo qui, qui siamo a tre archetti in quella zona lì e finalmente ci siamo. Oramai praticamente il gioco è fatto, mi rimane questo ricciolo da risolvere, tipo 1, applico tipo 1 e risolvo la cosa. Adesso la presento in un modo, come dire, piacevole, ma non faccio più nessun atto e la produzione, la presentazione finale è questa qui. Semplicemente come si può dire, un'omotetia, un cambiamento di riferimento e ho dimostrato il teorema. Allora, per oggi, diciamo, ci fermiamo qua. Vi voglio solo citare due aspetti, se li ricordo tutte e due. Beh, innanzitutto, la prima cosa è che questo è un esercizio da fare e stimola un pochino la comprensione di queste mosse di Raid & Master. Si può prendere un nodo molto più complesso e vedere un po', ad esempio, provare quel non nodo legato alla Maxwell e quello invece legato, quello legato alla Maxwell, per intenderci, ahimè, fu scoperto da Maxwell 1870. Ma invece porta il nome di White da Camden 40, anche un po' prima, nel 1900, 30-40, scopre che il numero di legami di quel nodo lì è uguale a zero, pur essendo legato effettivamente, e da allora ha il nome di legame di Whitehead. Noi abbiamo fatto una sequenza di mosse qui. Io vi invito a pensare in modo così, molto distante forse dalla realtà, mi invito a pensare a qualche organismo vivente, qualche ragione economica, energetica, che permetta o che voglia semplificare un nodo. È ovvio che fa queste mosse qui, perché quelle sono. È questa sequenza, quella che vi ho proposto io senza pensarci. È questa una sequenza minima di passaggi. Allora, qui va subito, no? Un esercizio è prendete un nodo, un legame di una certa complessità, insegnate le mosse di Raider Master agli studenti e insegnate loro a codificarle. E vedete quanti nel gruppo che avete, 20, le codificano con un numero minimo di passaggi e quanti no. E quanti addirittura complicano l'annodamento e poi l'annodamento magari lo sciolgono o lo codificano in modo giusto. Questi sono meccanismi che succedono in natura, per un modo o per un altro. La natura non sempre individua ciò che a noi sembra energeticamente il percorso ottimale, ma magari ci sono ragioni per scegliere un percorso che non è quello, in una certa codifica, quello ottimale. Pensate alla soluzione del cubo di Rubik. Per parlare di matematica, la convergenza non è per nulla uniforme. C'è un percorso dove sembra che diverga l'algoritmo. Molto interessante. Bisogna divergere l'algoritmo per poi convergerlo. Non c'è una convergenza uniforme verso il cubo ordinato. Non ci può essere, a seconda di certi stati di partenza. Questo ha svelato possibili misteri, diciamo così. La natura stessa può scegliere un percorso che minimizza un'energia che magari noi non consideriamo, qui consideriamo semplicemente, come dire, il numero di passaggi, ma magari non sono il numero di passaggi, il numero minimo che cerchiamo. Domani vi farò vedere una cosa, ma ve la voglio anticipare oggi. Domani vi farò vedere che ci può essere un'energia che è quella elastica, ad esempio. Quell'elastica vuol dire che quel ricciolo, la mossa di tipo 1, è certo che è un passaggio, ma energeticamente magari non è favorevole quel passaggio. Magari dobbiamo mantenere il ricciolo che ospita altri pezzi della curva, quindi complicare il nodo. E poi subito alla fine, al processo finale, svolgere questo ricciolo. Perché magari, fatemi dire, il ricciolo ha una curvatura minore alla fine.
Capite? Curvatura alta vuol dire, se andiamo a vedere in teoria dell'elasticità, c'è quello che si chiama bending energy, è quello che piace molto ai matematici perché è la cosa più matematica vicino alla fisica, non è tanto fisica, ma è l'integrale della curvatura al quadrato. È ovvio che più una curva è, se rappresenta un asse di una struttura, di un filamento, più questa curva è, diciamo così, curva, altamente curva, più questa energia è alta. Quindi le parti di curva strette, diciamo, cioè con curvatura alta, energeticamente non sono favorite. E il ricciolo, se coinvolge una curvatura alta e l'energia prevalente è quella elastica, certamente se ne disfa subito. Ma se non la fosse? Nel DNA è davvero prevalente o no? Ricordate, il DNA, allora, la risposta ce la diamo subito, è prevalente. L'energia elastica è prevalente, ma non sempre. Non è che c'è una regola, perché il DNA è fatto da basi, da chimica, da elettrochimica, da potenziali elettrochimici. C'è un'interazione. Se io prendo un filamento armonico di metallo e lo pizzico con una tenaglia, con una pinza, lo pizzico e poi lo tiro dritto, state certi che io ho inserito quello che dal punto di vista tecnologico si chiama una cricca, una deformazione, una patologia nella struttura chimica del metallo. Per cui il metallo, quando io lo tiro dritto, si rompe nel punto in cui io l'ho pizzicato, quindi io devo stare attento a non pizzicarlo. Parlavamo di spaghetti, se l'avesse fatto un italiano tutti ridevano, no, l'ha fatto uno svizzero che in realtà ha un genitore italiano, che si chiama un mio caro amico, lo conosciamo, Giovanni Dittler, del Politecnico di Losanna, e ha studiato quanto la pasta, gli spaghetti cotti, cedono là dove la curvatura è alta o bassa, se sono annodati. E ha scoperto che i punti di curvatura alta, io l'ho un po' deluso perché non che sappia sia così saggio e saccente, eccetera, ma quando mi ha detto indovina dove si rompono più facilmente, beh, insomma, ho fatto un po' di geometria anch'io, ho detto ma là dove la curvatura è più alta, come fai a saperlo? Ho detto beh, un po' di intuito. È un lavoro che ha avuto un gran successo perché nelle riviste internazionali piace questo. Io invece ho proposto questo esperimento, nonostante tante cose si dicano, ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Ahimè è buio, ma possiamo giocare con queste cose alla luce. Io ho finito con le slide, quindi questo è quanto. Vi faccio vedere un esempio adesso di nodi armonici, fatti con un filamento armonico. Scusate, sono tutti fatti su, io non so neanche. Quindi la prima cosa che devo fare, se posso spostarmi, è lasciarli svolgere. Questo è un gioco, diciamo così, ben noto. Tutti gli appassionati di teoria dei nodi credo hanno visto questo set che vi è stato prodotto da un signore in California tanti anni fa. E io ho fatto una battuta a De Giorgi che ha avuto un gran successo, perché dovevo aprire un trimestre di ricerca e mi ero studiato una battuta piacevole per i convenuti e fare un discorso un po' d'apertura. E allora ho detto, ma ho fatto un po' di introduzione sulla storia dei nodi e poi mi è venuto in mente di dire questa cosa qua. Io ho dei nodi qui e qui, questi sono, c'è un'energia elastica qua dentro. Allora io mi chiedo, ma quanta energia c'è qui? Supponendo com'è che i nodi siano lunghi tutti uguali e il filamento è pressoché identico, è un filamento armonico. E mi è venuto in mente di dire, me la sono inventata, devo dire la verità, mi è venuto in mente di dire che io la sera prima giocavo con mio figlio a stimare, molto, capite, esperimenti fatti in casa, a stimare quanto alto sarebbe saltato questo nodo se, tenuto piatto, l'avessi lasciato andare.
E dato che questi nodi sono di complessità diversa, cioè il numero minimo di incroci, poi lo vedrete, qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo ha 9 incroci e può essere, c'è un asse di simmetria particolare, per cui può essere reso piatto così. Tra l'altro, avendo questa energia elastica dentro, questo è un altro tema totalmente aperto della, diciamo così, della geometria moderna. C'è una relazione tra, ve l'ho detto, l'energia che piace ai matematici è l'energia di curvatura, l'integrale della curvatura al quadrato. Bene, dato che la topologia, l'annodamento, blocca il rilassamento totale di energia, il nodo si espande più che può e poi di più non può perché è costretto dalla topologia. Allora c'è da chiedersi, mi puoi scrivere una relazione tra il numero minimo di incroci a cui il nodo va? E quanta curvatura c'è in quel nodo lì? Stiamo parlando di uno dei grandi temi della matematica, perché un messaggio che dobbiamo dare ai nostri ragazzi è la geometria globale e la topologia hanno pochissimi punti di contatto, c'è una porta che comunica tra questi due campi che in pochi casi succede. E domani vi racconto una formula che tratta di questo caso, ci sono pochissime relazioni e ovviamente molto interessanti. E allora uno dice, va bene, io rilascio questa roba, questo salta su, io immagino di illuminarlo con una lampada e chiedo a mio figlio di segnare sulla parete quanto salta, quanto alto salta il nodo. E dato che sono lunghi uguali con la stessa struttura, diciamo, di sezione trasversale, io immagino che probabilmente riesco a costruire uno spettro di energia elastica in relazione al numero di complessità, al numero di incroci. Io posso immaginare di costruire uno spettro discreto, perché il numero di incroci è discreto, quindi io quantizzo l'energia classica, l'energia, chiamiamola, elastica di questo filamento. Su questo tema, voi capite, vi ho prima parlato di Kelvin, ho fatto la battuta a Witten, la quantizzazione attraverso la topologia. Domani individuiamo questo problema che nota Tate, cioè il numero di legame uguale a cosa per una struttura con una sola componente, quindi inventarci una misura per quel caso lì, e poi arriviamo all'era moderna dove si sono introdotti nuovi strumenti come i polinomi. Fatemi aggiungere questa piccola osservazione. Tate pubblica 3 tabelle a distanza quasi di 10-15 anni una dall'altra, quindi lavora per 30 anni, queste tabelle vivono per un po' e poi muoiono e per molti anni non succede più nulla. Reidemaster in Germania intorno al 20, gli anni, dal 1910-1920, introduce queste mosse e io credo di non essere così cattivo nei suoi riguardi nel dire che sono in accordo con dei buoni matematici, uno per tutti è Conway, io lo incontrai alla Columbia tanti anni fa e ne parlammo, ma perché Reidemaster non cita Tate? Non cita Tate, non citando per nulla di ciò che era stato fatto prima, la teoria dei nodi rimane congelata, tutto il lavoro e questa tabulazione rimane oscura. Rimane il lavoro di Reidemaster che riparte con una lentezza incredibile perché questa tabulazione, cioè centinaia di nodi studiati, rimane oscura. Grazie a Conway, siamo nel 1970, c'è una riscoperta di Tate. Lui si imbatte in queste tabelle, divulga queste cose, poi c'è un polinomio che intanto veniva a circolare, che si chiama di Alexander, del 1910, e tutta la teoria dei nodi riparte. Quindi domani ripartiamo da anni che potrei dire con questo gap, diciamo dagli anni 60. Fino al 1960, Reidemaster del 20, non succede più nulla. Beh, ci sono le guerre, eccetera, eccetera, però dal punto di vista della matematica dei nodi rimane tutto congelato fino a Conway degli anni 70. Con Conway riparte una matematica, diciamo, esplosiva che ha a che vedere poi con la fisica. Prima la fisica, siamo già agli anni 90, prima la fisica delle alte energie con Witten, le stringhe, eccetera, e adesso sta pervadendo la genomica e poi vedrete altri campi. Allora, l'appuntamento è per domani e andremo a finire di
fare anche conti con dei polinomi molto piacevoli, molto semplici. Grazie per la vostra attenzione. Qui ci sono i nodi se volete divertirvi. Ah sì sì, se ci sono domande. Come ho detto, qualcuno fosse in ritardo, a tempo debito, cioè alla fine di questo, della prossima settimana, sarà poi disponibile il PDF, quindi avrete tutte le slide, potete... Semplicemente se, volevo sapere se le mosse di Redmaster commutano tra di loro. Commutano? Si possono scambiare di ordine oppure no? Certamente. Ok. Sì, sì. È proprio il discorso sul il processo ottimale. Quando si dice ottimale, bah, sembra che capiamo tutti che cosa si intende, ma se poi ci pensiamo bene, no. Ottimale nel senso il numero minimo di mosse da fare o l'energia minima? Qual è il processo minimo? Va bene, allora in questo discorso di processo ottimale, per quanto ancora un po' confuso io l'abbia proposto, le mosse certamente uno può scegliere un percorso piuttosto che un altro. Il cubo di Rubik, per usare questa analogia, può essere risolto seguendo diversi processi. Quindi la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. Allora, tenere sempre presente questo: se si gioca con un oggetto che energeticamente non reagisce, allora le mosse di Rademaster, l'energia diciamo non conta niente, le mosse di Rademaster possono essere scambiate a piacere. E allora ci possiamo chiedere qual è la sequenza minima e apprezzare quella. Quindi il premio lo diamo al ragazzo o alla ragazza che individua la sequenza più corta. Se invece ci mettiamo, diamo, perché siamo diabolici, e gli diamo, io non ce l'ho, ma se andiamo da qualche ditta a farci dare una bella corda elastica, ah, allora la sequenza minima probabilmente non è certo la migliore. La sequenza minima deve tener conto che questa cosa qua, messa così, non sta. Ok? La corda reagisce, questa ha poca risposta, tuttavia tende a sciogliersi. Peggio ancora, domani vedremo, io e me ho l'elastico con cui giochiamo certe volte sulla scrivania, quindi quello ho e quello vi posso far vedere, con l'elastico la cosa è chiarissima, non sta per niente. La mossa di Rademaster 1, se, ripeto, dipende il gioco, se è l'energia di curvatura quella che si vuol togliere, viene tolta per prima, se invece conviene lasciarla a favore di qualche altra mossa, perché c'è una configurazione diversa. Vi faccio una battuta su cui domani torno. Guardate che le corde in natura, che si chiamano DNA e che si chiamano DNA umano, allora l'esempio che ho imparato da Calladine è questo e poi ho chiuso. Se noi per analogia pensassimo a un cavo elettrico, quelli che forniscono energia, quindi ha una sua struttura di qualche centimetro, è una corda, il DNA, che sarebbe lunga 70 chilometri e racchiusa il DNA umano in una stanza di 5 metri cubi, un terzo di questa stanza. 70 chilometri di cavo in una stanza di 5 metri cubi. Domani vi faccio vedere un'immagine al microscopio elettronico di DNA di un elemento vivente molto molto elementare, che è il T4, il batteriofago T4, DNA umano è molto più complesso. In quel caso lì, cioè con delle corde di una tale complessità, non è affatto detto che si minimizzi l'energia di curvatura per prima. Quindi le mosse di Rademaster possono essere ben più complicate prima di arrivare, non la sequenza minima. Sì. Se io do un valore energetico, sì, magari scambiare di posizione. Sì. Oltre magari a poterle scambiare di posizione, sì, può anche darsi che a un certo punto io debba aumentare per forza la complessità, quindi che ci siano configurazioni in cui arriva un'energia minima locale, sì, dalla quale non posso arrivare a quella
minima globale solo continuando a diminuire l'energia. Molto bene, esattamente. Questo discorso, che è un discorso proprio di matematica, l'individuazione dei minimi globali o locali di una funzione. Sappiamo tutti, quando diamo la funzione da studiare agli studenti, individuano il minimo, ma se ce n'è uno solo, perché se ce ne sono tre, qual è il minimo globale, qual è il minimo locale? Quindi è vero. Poi vi voglio un po' lasciare un altro messaggio. Immaginate di avere un filo che conduce elettricità, ma lì c'è una repulsione tra elementi, un po' come questa storia qua, c'è una repulsione. Quindi non è affatto detto che le mosse di Heidermaster, che hanno una sequenza minima dal punto di vista, diciamo, della matematica pura, poi abbiano un'influenza nella sequenza della natura, nel sciogliersi o nel scegliere un percorso. Cioè lo studio, diciamo, chiamiamolo della complessità, deve tener conto dell'energia in gioco per che cosa, a che fine. È un po' il messaggio della vita, perché io quando parlo con i biologi, adesso non solo di DNA, ma è un messaggio interessantissimo. Ad esempio il cervello, la complessità, come ragioniamo noi, e noi possiamo immaginare benissimo che ci sia un grafo, che tra l'altro è ancora tutto da studiare, ma comunque che ci sia un grafo, ma qual è la soluzione, il messaggio che noi diamo, il principio che ci guida, qual è? Nel mio dirvi questo, io comunico in tante dimensioni, con la gestualità, con l'enfasi, quindi il messaggio è una codifica in spazi, diciamo, molto, molto astratti, certe volte, molto alti dimensionalmente, dove io cerco di semplificare il messaggio, là dove trovo una strada che è un compromesso tra la gestualità, l'immagine, la matematica, no? E la comunicazione. Noi lo facciamo tutti questo, vogliamo comunicare tranne i politici, ma tutti gli altri cercano di comunicare in un modo diretto, incisivo, eccetera, eccetera. Sarebbe molto interessante invece andare a studiare la comunicazione di altre persone che magari cercano strade, questo mi offre l'opportunità di dire magari opportunamente complesse per trasmettere un messaggio. Sì. È chiaro, quando si dice energia globale è già una somma, quale energia? Perché magari ce ne sono tre o quattro che competono, o molte di più, e quelle dominanti, globale rispetto a quali, tra quelle dominanti, sì. È molto difficile come tema, non è banale. Non è banale perché anche dato prescritto il problema, non è banale, proprio perché globale. Globale è... Si dà la funzione, si conosce tutto in un certo senso, poi la si studia. Noi conosciamo la funzione, quindi globale rispetto, quali sono i limiti? Sì, grazie a lei. Ci sono altre domande di interesse? Va bene, sì, grazie a tutti. Mi è stato detto di ricordarvi che è la stessa ora domani, stessa aula. Grazie. Grazie. E a domani.